In questa live leggiamo il primo capitolo di un testo scritto da uno dei maggiori filosofi e metafisici contemporanei, morto una decina di anni fa, che è Edward Jonathan Law. Il testo si intitola La possibilità della metafisica e oggi appunto leggiamo il primo capitolo. Nella prefazione ho spiegato come l'obiettivo generale di questo libro sia cercare di restituire alla metafisica la posizione centrale nella filosofia. Essa è infatti la fondamentale forma di indagine razionale con una metodologia autonoma e propri criteri di validità. Se vogliamo che un simile progetto non fallisca, prima ancora di iniziare, è necessario avere a disposizione alcune garanzie che il suo stesso obiettivo sia coerente e legittimo. Fornire tale garanzia è lo scopo di questo primo capitolo, che servirà anche come introduzione ad alcune tematiche del libro. Che cos'è la metafisica? Fu Immanuel Kant a chiedersi per primo come è possibile la metafisica? Kant, tuttavia, supponeva che la metafisica fosse costituita da verità sintetiche a priori, e noi oggi dubitiamo dell'esistenza di una simile classe di verità. In particolare, seguendo Quine, la stessa distinzione analitico-sintetico è diventata incerta. La distinzione a priori a posteriori, d'altro canto, è ancora considerata seriamente e ha ricevuto nuova attenzione dal lavoro di Saul Kripke. L'opera di Kripke non condivide le assunzioni epistemologiche di Kant, per cui le verità necessarie non devono essere per forza a priori e le verità contingenti a posteriori. Alla luce di queste considerazioni, la domanda di Kant, come è possibile la metafisica, necessita di essere ancora posta e interpretata in una maniera nuova. Si tratta, infatti, di una questione pressante per noi, come lo era per Kant. La metafisica è sotto assedio da numerosi fronti, sia dagli stessi filosofi che da altre correnti di pensiero. Nonostante questi attacchi, la metafisica ha avuto una sorta di revival tra i cosiddetti filosofi analitici, dopo un periodo di aridità durante il quale si sono affermati il primo positivismo logico e la filosofia del linguaggio ordinario, entrambi piuttosto ostili alla speculazione metafisica. I filosofi analitici non sono più avversi a discussioni concernenti la natura della sostanza, la realtà degli universali e l'esistenza di entità astratte. Abbiamo dunque bisogno di capire come legittimare tali indagini e quale statuto epistemologico ascrivere alle conclusioni cui giungiamo. Innanzitutto, dobbiamo fissare, in base a qualche criterio ragionevolmente sicuro, quale dovrebbe essere il principale compito della metafisica. Tradizionalmente la metafisica è stata concepita come lo studio sistematico delle più fondamentali strutture della realtà, e in effetti questa è la prospettiva nella quale mi colloco. Difendere la metafisica così intesa è una sfida complessa, interessante e degna di essere raccolta. Al contrario, considerare l'obiettivo della metafisica come qualcosa di meno ambizioso, ad esempio un tentativo di analizzare il nostro modo di riferirci a ciò che, in maniera del tutto intuitiva, è considerato l'aspetto strutturale del nostro mondo, renderebbe meno difficoltosa l'operazione di giustificazione a discapito della profondità concettuale e dell'interesse generale. Nel caso in cui la metafisica, tradizionalmente concepita, si rivelasse un'impresa impossibile, potremmo sempre tentare di realizzare tali progetti meno ambiziosi, ma dobbiamo riconoscere che facendo così chiamiamo con il termine metafisica qualcosa di intellettualmente meno profondo. Devo ammettere che caratterizzare la metafisica come lo studio delle strutture più fondamentali della realtà non sembra particolarmente preciso. Non sto tuttavia presentando una definizione, nel qual caso tale imprecisione risulterebbe un grave difetto. Non credo sia del tutto vantaggioso cercare di ottenere una definizione della metafisica, poiché si potrebbe correre il rischio di privilegiare un'impostazione metafisica a discapito di un'altra. Potremmo, per esempio, assumere la realtà dello spazio o del rapporto di causalità, mentre in altre impostazioni ontologiche è negata l'esistenza di tali entità. Un problema analogo si riscontra in ogni tentativo di specificare l'ambito della metafisica tramite una lista degli argomenti che vengono comunemente trattati. Basta semplicemente guardare la grande varietà di problemi analizzati nei moderni manuali di metafisica per rendersi conto di quanto arbitrario sia tale approccio.
come naturale conseguenza dell'impossibilità di stabilire una definizione precisa del suo ambito di studio, la metafisica non riesce a distinguersi chiaramente da altre discipline, come quelle che vanno sotto il nome di scienze empiriche. Tuttavia, benché argomenti che tutte le scienze empiriche presuppongano la metafisica, non credo sia necessario distinguere con precisione assoluta gli argomenti a carattere metafisico e i problemi scientifici altamente teorici. Tracciare confini netti non è utile e soprattutto non è richiesto per sostenere che l'oggetto della metafisica è sufficientemente differenziato da costituire un nucleo tematico di una disciplina relativamente indipendente le cui credenziali epistemologiche siano degne di considerazione. In ogni caso, spero che durante il tentativo di argomentare a favore della possibilità della metafisica emerga più chiaramente la mia concezione del suo oggetto e della sua metodologia. Del resto, questa serie di nozioni preliminari si concluderanno con la caratterizzazione della metafisica come quella disciplina resa possibile proprio in base al tipo di difesa che appronterò. Ok, questo era il primo paragrafo. Non so se già volete dire qualcosa su questo. Io ho una domanda che è più che altro introduzione, nel senso, a un certo punto cita un lavoro di Kripke, il lavoro di Kripke e il tentativo, cioè una questione sui giudizi a priori e a posteriori, però non... Sì, è noto in letteratura che Kripke abbia, ecco, in Naming and Necessity, in nome e necessità, abbia sostenuto che sono possibili tanto giudizi tanto giudizi a posteriori necessari quanto giudizi a priori contingenti. Questo intendeva dire Kripke. Ma che figata. Sì. Cioè, vabbè, tipo uno dei più famosi è l'acqua e H2O. Questo è un giudizio chiaramente a posteriori, ma secondo Kripke è necessario. E questo dipende dalla sua trattazione appunto dei nomi, in particolare in questo caso dei nomi dei cosiddetti generi naturali come l'acqua. Ma lo stesso vale tipo per l'oro, diciamo... Se prendi tipo gli elementi della tavola periodica, vale un po' per tutti, anche appunto per le molecole. Dico. Però non è in qualche modo tautologico, cioè sarebbe un po' come dire l'acqua no. È acqua. Niente affatto, perché ovviamente, cioè non so, prima che ci fosse la chimica, ovviamente nessuno sapeva che l'acqua fosse H2O. Quindi è chiaramente a posteriori, è una cosa scoperta. Perché immagino che con H... Ah, beh, vai. No, vai, se hai altro da dire. No, era una considerazione, cioè immagino che alla fine H2O è sì un termine per indicare l'acqua, però dà più informazioni rispetto ad acqua, perché ci dà l'informazione che è composto da due di idrogeno e uno di ossigeno. Secondo Kripke dà l'informazione dell'essenza dell'acqua. Sì, il punto è quello. C'è qualcun altro che ha qualcosa da dire su questo primo paragrafo? Io volevo aggiungere una cosa che riguardava proprio il tenore della scrittura del libro. Cioè, comincia Lowe dicendo che praticamente la metafisica dovrebbe trattare delle strutture più fondamentali della realtà, ma poi si corregge dicendo che non è una definizione sufficiente e continua dicendo che sarebbe meglio non presentarla una definizione sufficiente, perché a quanto pare sarebbe proibitiva per alcune persone che fanno metafisica in una certa maniera, che è un po' da paraculi secondo me. Cioè, a questo punto io avrei preferito che desse magari anche in linee generali una certa accezione della metafisica. Cioè che alla fine lo fa più avanti nel testo, sì, questo sicuramente, però cioè, questo è un altro indizio su come scrive Lowe, che secondo me è una maniera da filosofo analitico, però con un'impostazione molto vetusta, cioè veramente verboso, è sì preciso, ma poi rimanda un sacco di cose ad altri capitoli, cioè, soprattutto nel capitolo 2 ho notato che dice questa cosa è così, ma poi andate a 2.4 e lo spiegherò meglio. Poi a 2.4 dice no, a 5.3 lo spiegherò ancora meglio. E quindi ha questo modo di scrivere un po' a rete che
Sì, Non lo questo so. poi, vabbè, questo poi è un testo semi-manualistico, diciamo, che nel senso che ci sono comunque le sue tesi, però è un po' una sorta di presentazione, Esatto. mentre altri suoi testi sono proprio testi, come dire, di argomenti suoi, insomma, non so, Kinds of Being, per esempio, Sì, esatto. sono testi, diciamo, più... Diciamo, per specialisti, questo è un po' un testo quasi per undergraduate, no? Cioè per persone che iniziano a interessarsi alla filosofia più specifica, diciamo, più specialisti. Niente, questo soltanto per dire che cioè adesso stiamo leggendo la versione in italiano, però mi è capitato di notare anche nella versione inglese, cioè che lui scrive in questa maniera abbastanza, come si può dire, intrecciando trame tra un capitolo e l'altro, cioè sembra rimandare i problemi e tu devi scoprire dove ha messo la risposta, a differenza di altri filosofi della tradizione che invece fanno il contrario, ti spiegano subito quello che voglio dire. Sì, ha sicuramente lui un afflato molto sistematico rispetto magari a una scrittura tipicamente analitica che potremmo considerare un po' più, diciamo, procedurale, ecco. Detto questo, cioè, io volevo fare un esperimento tipo, dato che ci sono anche altri ascoltatori, cioè, volevo chiedere cosa si aspettassero che fosse la risposta di Lowe nel testo, cioè, Ok, sì. su cosa trattasse la metafisica secondo Lowe, qual è l'oggetto della Ok, sì. metafisica. Sì, cioè provate a rispondere. Secondo voi, cioè, qual è lo scopo della metafisica per loro? Un po' più specifico rispetto a quello che ha già detto. Vabbè, chi lo sa, magari non lo dica, insomma, non so. No, ma come facciamo senza andare avanti? Cioè, così, Non ho lavorando in minimamente qualche idea. modo. È Ma la magia del Natale. no, io più che altro volevo un pochino difendere Lowe, diciamo, da questo fatto che lui Dai, prova a ti si dare. sente bassissimo, non so perché. Prova ad avvicinarti più al microfono o mettere le cuffie se sei da telefono, non lo so. Sento bassissimo. Almeno io sento bassissimo. Boh, ma posso andare a intuito? Posso Vai. rispondere alla domanda così a caso, ma totalmente. La fondazione di un metalinguaggio. No, anzi, Lowe è molto Ah. critico di questo tipo di approccio. Ma magari, che ne so, scienza dei principi. Primi. No, no, è una cosa un po' più Scienza. specifica. Comunque, Nain prima stava dicendo una cosa, l'abbiamo interrotto. Però, cioè, ma anche voi mi Ma io comunque ti sentite? sento, basso, ma ti sento. Andrea, al massimo Basso. prova ad alzarlo da Sì, volendo Telegram. si può Fai il alzare, tuo esatto. destro turno. Provate Sì, un è po' che poi perché nella non registrazione non si sono... sente, credo, però. Boh, non so. Vabbè, io non sto nemmeno utilizzando le cuffiette, cioè avvicino un po' la bocca al microfono, sperando non faccia effetto di rape, però... No. Ok. No, quello che volevo dire, no? A parte che secondo me non credo che abbia detto metafisica come insomma studio delle strutture fondamentali della realtà per fare uno scherzo, cioè penso che No, rimarrà, certo. rimarrà fedele ovviamente a questa tra virgolette de definizione, solo che giustamente mette le mani avanti per dire non è una definizione nel senso che non va presa in modo esaustivo, ma è ovvio, no? Cioè, lui cosa deve fare? Cioè, è chiaro che lo stesso concetto di realtà è un concetto metafisico. Quindi il fatto che lui dica che la metafisica è lo studio delle strutture fondamentali della realtà, cioè già questa definizione presuppone dei concetti metafisici che vanno spiegati, no? Quindi questo è un problema un po' di tutte le prefazioni. Oh, vabbè, non voglio fare il noioso che fa sempre collegamenti con Hegel, però ad esempio nella scienza della logica Hegel cerca di spiegare anche il concetto di realtà, struttura, e quindi io immagino che Lowe farà una cosa simile, nel senso che per quanto suona strano, nella metafisica, dentro la metafisica devi ricavare quei concetti
che ti spiegano anche che cos'è la metafisica. Però ovviamente giustamente deve introdurre il libro, deve dare almeno una vaga idea di quello di cui sta parlando e quindi dice, lo so che concetti come realtà, struttura, fondamentale, adesso li stiamo lasciando all'intuito e quindi ognuno ci penserà una cosa diversa perché non abbiamo ancora definito né realtà né fondamentale, eccetera, eccetera, però cioè, diciamo capisco l'approccio perché l'alternativa sarebbe partire sparato, insomma, partendo non so bene come, però senza spiegare alla fine che cos'è la metafisica e cosa sta cercando di fare. Quindi mi sembra, diciamo, accettabile, per quanto fastidiosa, accettabile questa cosa di dover dire, guardate, io vi do delle definizioni intuitive solo per dirvi più o meno di cosa voglio fare. Però per capire veramente mi dovete seguire fino alla fine, perché i concetti, cioè i concetti che adesso vi presento in modo intuitivo vengono poi arricchiti meglio più avanti. Sì, Vabbè, è infatti. analogo anche alle dimostrazioni matematiche, di solito ti introducono un concetto e poi ti fanno la dimostrazione, cioè dato lo stato per quel concetto intuitivo e poi lo dimostrano, rigorosamente, credo. Ma questa qui è più meta-metafisica a questo punto, più che metafisica. Eh sì, questa introduzione sì, è metametafisica, è appunto un discorso sulla legittimità della metafisica, che è uno dei discorsi che si fanno, appunto, sì. Comunque sì, come dice Nine, infatti, in qualche modo tutto il testo è una risposta alla domanda che cos'è la metafisica. Non è un caso che il testo si intitoli La possibilità della metafisica, il che tra l'altro, non l'abbiamo ancora visto, ma dà un indizio anche sulla risposta più precisa che Law dà alla domanda appunto che cos'è la metafisica. E poi per l'appunto in tutto il testo, che vi avevo anche mostrato l'indice, tratta di tutti, diciamo, i grandi temi della metafisica, fa vedere, come dire, come opera un filosofo che si occupa di metafisica e quindi a un certo punto capisci che cos'è. È un po' una di quelle cose che una volta che ti metti a farla, magari è difficile anche per te spiegare che cos'è, però hai capito, ok? Ok, allora io andrei avanti. Com'è possibile la metafisica? Prima di presentare la mia difesa, desidero soffermarmi brevemente su alcune risposte negative particolarmente diffuse in alcuni contesti culturali circa la possibilità della metafisica. Alcune di queste risposte sono direttamente antimetafisiche, mentre altre, a mio avviso, degradano lo status della metafisica a qualcosa di non meritevole di questa denominazione e diventano pertanto anch'esse antimetafisiche. Considererò quattro posizioni, per confutarle, che chiamerò in maniera leggermente tendenziosa relativismo, scientismo, neocantismo e semanticismo. Sono tutte posizioni moderne, benché alcune di esse affondino le loro radici nella storia del pensiero. Non prenderò in esame in questa sede altre posizioni più tradizionali, quali il razionalismo e l'empirismo esemplificati da Descartes e Locke, dal momento che furono sviluppate prima che Kant ponesse la domanda cruciale: com'è possibile la metafisica? La risposta del relativismo, considerato ad esempio nella versione decostruzionista, è piuttosto semplice. La metafisica non è possibile poiché essa è un prodotto deteriore della tracotanza intellettuale dell'Occidente, ovvero l'illusoria ricerca di un'inesistente verità oggettiva e totale, effettuata secondo i principi della logica a torto considerati eterni e universali. Verità e ragione, secondo questo approccio, sono concetti connessi a una determinata situazione culturale. L'idea che ci potrebbe essere una struttura fondamentale della realtà, passibile di scoperta, è bollata come assurda e paradossale, poiché ciò che noi chiamiamo realtà è sempre una qualche costruzione umana prodotta da un'attività interpretativa soggettiva. La mia risposta a questo tipo di dichiarazioni antimetafisiche si struttura come segue. Innanzitutto, in quanto mere asserzioni non supportate da alcuna argomentazione, esse non meritano seria considerazione. Il fatto che i loro sostenitori siano spesso sprezzanti dello stesso argomento razionale, uno dei primi bersagli del loro attacco, non obbliga in alcun modo i difensori della metafisica a prenderli seriamente. Se i relativisti,
Ma ti puoi mutarti per favore perché c'è un po' così. Ok, Scusa. grazie. No, grazie. Se i relativisti vogliono screditare la nozione di argomento razionale come un banale artefatto culturale, allora negano a loro stessi qualsiasi base per le loro asserzioni, a meno di non considerarle come frutto di un pregiudizio gratuito. Nel qual caso saremmo ben contenti di lasciarli crogiolare in questa convinzione, se ciò reca loro piacere. In secondo luogo, nel caso in cui si supponga che queste affermazioni siano giustificate in base all'evidenza, tipo antropologico o sociologico, è necessario sottolineare che di fatto l'evidenza a noi disponibile non è in grado di fondare alcunché di così estremo. Non mostra, e non può farlo, che gli esseri umani non siano in grado di svincolarsi dai condizionamenti di tipo culturale, dalla pluralità delle interpretazioni soggettive del loro mondo, ma al massimo porta alla conclusione che spesso non ci riescono. Del resto, il fatto stesso che alcuni esseri umani abbiano scoperto che la maggior parte delle persone è vincolata a questi condizionamenti mostra almeno che non siamo incapaci di trovare una via d'uscita. In terzo luogo, è tipico dell'attacco relativista alla metafisica il distorcere deliberatamente l'oggetto della critica. Il metafisico viene rappresentato come colui che afferma verità eterne infallibili, senza alcun tratto umano. Ma solo un metafisico estremamente ingenuo o dogmatico farebbe simili affermazioni. Uno degli scopi principali della metafisica è comprendere, in un certo senso, il nostro rapporto con la realtà e il punto da cui essa prende le mosse è necessariamente la posizione in cui ci troviamo. Il fatto che non sia possibile uscire da noi stessi per studiare questa relazione non implica che essa non sia in alcun modo passibile di indagine. Un'altra risposta comune alla domanda su come sia possibile la metafisica è la dichiarazione che, ammessa l'esistenza di un ambito di speculazione metafisica, esso è tuttavia interamente coperto dalle scienze empiriche. Da questo punto di vista, sarebbe la scienza a dirci qualcosa sulla struttura fondamentale della realtà. Assunto questo, non ci sarebbe alcuno spazio per un approccio filosofico ai problemi della metafisica, con metodologie e oggetti diversi da quelli adottati dalla scienza empirica. Per esempio, se ci sono domande fondamentali riguardo l'esistenza e la natura dello spazio e del tempo, le risposte sarebbero fornite da scienze come la cosmologia e la fisica quantistica. Non sarebbero certo le speculazioni filosofiche da salotto o le analisi concettuali a trovare le risposte a tali problemi. Le questioni metafisiche, nella misura in cui risultassero effettivamente passibili di una risposta, troverebbero una soluzione nei dipartimenti di fisica e non di filosofia. Posizioni di questo tipo si possono rinvenire o esplicitamente o in maniera leggermente più nascosta nelle opere di divulgazione scientifica, concepite per spiegare a un largo pubblico le arcane proprietà delle teorie della fisica contemporanea. Teorie che affermano, per esempio, che lo spazio ha in realtà più di tre dimensioni, o che l'universo è il risultato di una fluttuazione quantistica nel vuoto e che quindi ha avuto origine dal nulla. In forma più sottile, una certa devozione allo scientismo, cioè quella posizione secondo cui le domande metafisiche legittime appartengono all'ambito della scienza, può essere trovata, ironicamente, in molti dipartimenti di filosofia. Una versione di scientismo è stata insignita del titolo di epistemologia naturalizzata. È la teoria per cui tutta la conoscenza umana, incluso ogni sapere metafisico cui possiamo aspirare, è un prodotto della nostra natura biologica di animali che apprendono e deve pertanto essere studiata secondo i metodi delle scienze della vita, incluse la psicologia e la teoria dell'evoluzione. Ci troviamo così nella strana situazione in cui molti divulgatori scientifici denunciano le pretese conoscitive dei filosofi, mentre gli imputati hanno di fatto già riconosciuto che gli scienziati possono fare metafisica meglio di loro. A mio avviso, entrambe queste forme di devozione allo scientismo, sia quella proveniente dagli scienziati che quella dei cosiddetti filosofi, mostrano un atteggiamento dogmatico che è completamente in antitesi con l'autentico spirito filosofico. Entrambe non riescono a rendersi conto che la scienza presuppone la metafisica e che il ruolo della filosofia è tanto descrittivo quanto normativo, dal momento che tutto, inclusa la scienza, fa parte dell'oggetto dell'attività critica filosofica. Gli scienziati compiono inevitabilmente assunzioni metafisiche, sia implicitamente che esplicitamente, nella costruzione e nel controllo delle loro teorie.
Assunzioni queste che sono al di là di quello che la scienza è in grado di fondare. Tali assunzioni devono essere esaminate criticamente, sia dagli scienziati stessi, sia dai filosofi, e in entrambi i casi il pensiero filosofico non deve mutare metodologie e oggetti delle scienze empiriche, mutuare metodologie e oggetti delle scienze empiriche nella costituzione del suo modello. La scienza empirica ci dice al massimo che cosa sono le cose, non ciò che le cose devono o possono essere. La metafisica ha a che fare con la possibilità. E solo delimitando l'ambito del possibile possiamo sperare di determinare empiricamente ciò che è attuale. Questo proprio perché la scienza empirica dipende dalla metafisica e non può usurpare il ruolo specifico di quest'ultima. Una terza risposta alla nostra questione come è possibile la metafisica è, a differenza delle altre due, genuinamente filosofica e trae ispirazione da Kant, per questo la chiamerò neocantiana. Secondo questa prospettiva, la metafisica non ci dice e non può dirci nulla sulla realtà oggettiva in se stessa, ammesso che una simile nozione di realtà abbia comunque senso. È però in grado di descrivere alcune proprietà necessarie e fondamentali del nostro pensiero sulla realtà. Per esempio, è possibile stabilire che dobbiamo riferirci agli oggetti della percezione come situati nello spazio e nel tempo, e come causalmente relati gli uni agli altri. Forse in ragione del fatto, sostenuto dallo stesso Kant, che la concezione di noi stessi come esseri autocoscienti e con pensieri ordinati temporalmente richiede di fare riferimento a un mondo costituito di oggetti percettibili. Scegliendo un obiettivo in qualche modo più modesto, si credeva fosse assicurata la possibilità di una metafisica meno impegnativa. Tuttavia, tale posizione risulta fallimentare se il suo intento è di rendere legittimi gli enunciati metafisici, riformulandoli non come descrizioni della realtà, ma come descrizioni dei nostri approcci conoscitivi della realtà. Se siamo qualcosa, siamo parte della realtà, così come lo sono i nostri pensieri, e quindi affermare proprietà necessarie del nostro pensiero, negando contemporaneamente che si possa conoscere qualcosa della realtà, significa autocontraddirsi. Tentare di fare metafisica in maniera assolutamente sicura, rifugiandosi nel proprio guscio, è un'operazione destinata all'insuccesso. Ancora più insoddisfacenti risultano i tentativi di legittimare la metafisica, indebolendo ancora di più la sua portata conoscitiva, costruendo cioè le sue proposizioni come semplici descrizioni di uno schema concettuale che contingentemente ci troviamo a possedere senza tentare di dimostrarne il carattere di necessità. L'indagine metafisica dovrebbe essere perlomeno critica e, nella misura in cui si occupa di concetti, non può accontentarsi di descrivere e analizzare i contenuti epistemici che casualmente abbiamo. Dovrebbe invece cercare di rivedere e rifinire questi concetti ove necessario. Lo scopo di tale revisione, se esiste, sarebbe solo quello di rendere i nostri concetti più vicini alla realtà, ammettendo che la semplice consistenza interna di uno schema concettuale è un requisito generale troppo debole, dato che numerosi schemi tra loro incompatibili potrebbero essere internamente coerenti. Si potrebbe allora suggerire che la scelta tra tali schemi possa essere compiuta razionalmente, selezionando ciò che è meno discordante con le nostre credenze naturali o intuitive, lasciandoci in una condizione di equilibrio riflessivo. Anche in questo caso, tuttavia, è d'obbligo obiettare che una conoscenza guadagnata in questo modo non merita il titolo di metafisica, dal momento che non abbiamo alcun diritto di supporre che le nostre credenze naturali riflettano la struttura fondamentale della realtà. Riconoscere questo fatto è uno dei pochi meriti dello scientismo che assume le nostre credenze naturali come prodotto dei processi evolutivi messi in moto dall'esigenza pratica di sopravvivenza, piuttosto che dalle pretese teoretiche di verità filosofica. Infine, l'ultima posizione che desidero criticare è quella che chiamo semanticismo. Secondo questo approccio, attribuibile principalmente a Michael Dummett, le questioni metafisiche possono essere risolte di principio tramite il ricorso, e solo con il ricorso, alla teoria del significato. Pertanto, l'assunzione di una visione realista riguardo qualche universo di discorso, come ad esempio in teoria degli insiemi o in meccanica quantistica o riguardo agli eventi passati, deve essere decisa dal fatto che un'adeguata teoria del significato per quella porzione di universo oggettuale assegni o meno condizioni di verità realista agli enunciati,
ovvero condizioni che riflettano l'impegno al principio di bivalenza. In effetti, sembra che un semanticismo di questo tipo non sia fondamentalmente diverso da ciò che ho chiamato neocantismo, poiché i suoi sostenitori, come Dammett, considerano la teoria del significato come l'unica base valida su cui costruire una teoria della struttura e del contenuto del pensiero. Il semanticismo è una variante linguistica a quel tipo di approccio alla metafisica che abbiamo precedentemente considerato e rifiutato. Forse il semanticismo tende a ridurre la metafisica a qualcosa di ancora più limitato, rispondendo alle sue domande tramite il riferimento alle pratiche linguistiche di una comunità umana arbitrariamente scelta. Senza dubbio, il sostenitore del semanticismo affermerà che i tratti della teoria del significato rilevanti per la metafisica sono quelli più profondi, che trascendono le differenze tra comunità umane eterogenee. Ma allora, come giustificare una simile dichiarazione? Se la giustificazione è di tipo antropologico, siamo di nuovo in una forma di scientismo o di relativismo. In breve, la stessa teoria del significato non è in grado di determinare che cosa sia davvero profondo. Il problema fondamentale del semanticismo è che nella misura in cui è legittimo appellarsi a considerazioni semantiche per rispondere a questioni metafisiche, tali argomentazioni non devono riguardare semplicemente ciò che noi attualmente vogliamo dire, dal momento che non c'è garanzia, dicendo qualcosa, di esprimere qualcosa di preciso e coerente, ma piuttosto ciò che dovremmo dire. La metafisica deve quindi essere in grado di criticare e rivedere le nostre credenze e i nostri concetti correntemente accettati. Inoltre, ciò che dovremmo dire non può essere trattato completamente in una teoria del significato, ma richiede il ricorso ad argomentazioni metafisiche indipendenti. Un esempio è fornito dal dibattito su cosa sia un oggetto, una questione metafisica per eccellenza e sulla quale torneremo nel capitolo 2. Il sostenitore del semanticismo affermerà, per esempio, che un oggetto deve essere concepito quale possibile referente di un termine singolare e argomenterà che la nozione di termine singolare è tale da poter essere spiegata senza presupporre la nozione di oggetto, cioè mediante il riferimento alla caratterizzazione logica dei termini singolari presenti nella struttura di un'inferenza valida. Appare tuttavia evidente che il nostro linguaggio contiene espressioni che qualifichiamo a tutti gli effetti come termini singolari, ma che difficilmente potrebbero riferirsi a oggetti di qualche tipo. Un esempio è la descrizione definita il sorriso sul volto di John. Inoltre, il linguaggio ordinario dà l'impressione di quantificare su questi oggetti spuri, come nell'enunciato John fa un sorriso. Naturalmente tale enunciato può essere parafrasato in modo da eliminare la quantificazione, e cioè John sta sorridendo. Ma la parafrasi è una relazione simmetrica, per cui non vi sono ragioni all'interno della teoria del significato di quel linguaggio per decidere quale dei due enunciati deve essere considerato più vicino all'ontologia dei parlanti. Ancora meno significativo è il contributo di questa teoria nel decidere che cosa sia un oggetto o quali oggetti ci siano realmente al mondo. Queste domande, se legittime, possono essere affrontate solo a partire da argomentazioni metafisiche indipendenti. L'approccio linguistico o semantico alle questioni metafisiche conduce inevitabilmente a una posizione di estremo relativismo ontologico, come qualche sostenitore ha perfettamente compreso. Collassa pertanto in una versione di quel relativismo che ho precedentemente discusso. Queste sono, diciamo, le principali critiche che lo prende in considerazione e le sue risposte. Ora qui sicuramente avrete un sacco da commentare, quindi insomma, a voi la parola. Non mi fate fare figure di merda, eh? Cioè, dite qualcosa. No, visto che non parla nessuno, dico qualcosa io. Si sente un po' meglio, provo a mettere... Sì, si sente più alto, sì. E allora il microfono del mio smartphone è rotto. Allora, no, in realtà io avevo già un po' commentato sul gruppo la parte sul relativismo, no? E diciamo che a parte quest'ultima parte sul semanticismo, confermo, diciamo, l'opinione che avevo sulla parte del relativismo, la confermo anche per l'altra, nel senso che lui presenta
delle versioni un po' troppo semplificate di queste posizioni. E quindi, pur dicendo cose condivisibili, diciamo che gioca facile, perché la sua versione del relativismo, diciamo, è un relativismo ingenuo, ecco. Quindi lui presenta una forma di relativismo molto ingenuo, che ovviamente, si presta a quelle critiche, ma proprio perché è ingenuo. E anche lo scientismo che ha presentato è uno scientismo ingenuo, cioè non so se l'ha volutamente, cioè voleva criticare appunto il relativismo ingenuo, però poi ha parlato di epistemologia naturalizzata e pensando a Quine, cioè non è affatto uno scientismo ingenuo, quello lì, cioè è uno scientismo, se proprio si può chiamare così, che parte da argomenti pragmatici che, insomma, non è che danno per scontato che siamo animali, insomma, sottoposti all'evoluzionismo, cioè ci sono delle ragioni abbastanza sottili per cui Quine opta per quelle posizioni lì, no? Però lui non le discute, diciamo, non mette in luce quegli argomenti e quindi non deve nemmeno criticarli, e critica una versione, diciamo, semplificata e ingenua di quelle posizioni. E poi non so se ho capito bene la critica a quello che lui chiama neocantismo, però mi è sembrato di notare un'incoerenza, però non so se sono io che non ho capito bene, perché lui, mentre sta difendendo il relativismo, cioè prima diciamo di buttarla in caciara dicendo che il relativismo la butta in caciara e quindi io non gli rispondo, lui dice che in realtà la metafisica non è per forza, non mira per forza ad arrivare a risultati certi, assoluti, insomma, come a volte sembra voler dire, come sembra voler accusare il relativismo, no? Lui dice che la metafisica può benissimo occuparsi della relazione, che il soggetto ha nei confronti della realtà e studiare questa relazione senza alcuna pretesa di assolutismo, no? Cioè, quindi lui all'inizio, quando critica il relativismo, sembra optare per questa posizione abbastanza soft. Poi, però, quando arriva al neocantismo, spiega ovviamente che i filosofi influenzati da Kant si focalizzano molto sulla relazione tra il soggetto e la realtà, e invece parla di una metafisica che parla direttamente della realtà facendo astrazione dalla relazione tra il soggetto e la realtà. Quindi, ripeto, non so se sono io che non ho capito bene, però mi è sembrato un po' incoerente perché prima ha parlato. Sembrava fare il neocantiano anche lui, e poi invece per attaccare i neocantiani ha detto il contrario. Però potrei aver capito male, cioè mi sembra strano, Allora, sinceramente. secondo me, qui lui, diciamo, qui no, dice, questo è il punto, no? Uno degli scopi principali della metafisica è comprendere in un certo senso il nostro rapporto con la realtà, e il punto da cui si prende le mosse è necessariamente la posizione in cui ci troviamo. Qui, secondo me, lui sta dicendo, sì, sicuramente la metafisica si interroga anche del rapporto tra i soggetti, no, di conoscenza e la realtà. Tra l'altro dice uno degli scopi principali, non dice l'unico scopo, come invece dovrebbe dire un neocantiano, no? O un kantiano, insomma, quello che è. E inoltre, questo secondo me è collegato a un argomento che lui usa contro i neokantiani, dicendo che beh, non ha senso dire che noi stiamo indagando come sono fatte le strutture necessarie dei soggetti, ma non stiamo indagando la realtà. Perché? Perché i soggetti sono realtà. Quindi questa posizione è contraddittoria. Quindi penso che in realtà lui sia abbastanza coerente su questo. Però la prima cosa, cioè quello che uno degli scopi della metafisica è studiare la nostra relazione con la realtà, cioè lui lo dice in difesa dal fatto, da quella che lui chiama metafisica dogmatica, per cui dice che alcune critiche del relativismo valgono per una metafisica che aspira Sì, all'infallibilità, al dogmatismo, no? E esatto, lui sì. sembra mettere le mani avanti e dice: guarda che la metafisica studia anche, però in realtà è sbagliato questo anche, cioè se vuoi difenderti dovresti dire solo, cioè è come se lui dicesse la metafisica studia la relazione del soggetto con la realtà, ma
non il soggetto trascendentale, perché altrimenti c'è, cioè, anche quella è un modo di fare metafisica, tra virgolette, infallibile. Quindi lui per soggetto immagina che abbia in mente proprio il soggetto empirico, cioè, come dire, noi nella posizione in cui siamo, ad esempio nel XX secolo, quello che è, con gli strumenti concettuali che abbiamo a disposizione, studiamo il nostro rapporto con la realtà. Quindi sembra voler mettere le mani avanti per dire che non ho nessuna pretesa di infallibilità, perché a seconda della posizione in cui ci troviamo, ad esempio del linguaggio che utilizziamo, potrebbe venire fuori una metafisica leggermente diversa. Cioè, io questo capisco, altrimenti non ho capito questa sua difesa nei confronti del relativismo. Cioè, prima che dica che non si può argomentare con i relativisti, lui prova a difendersi, a dire che la metafisica non punta all'infallibilità e all'assolutismo, no? Quindi, se Allora, non è quello che sto dicendo io, non capisco il suo argomento. secondo me questa frase intende semplicemente dire che la metafisica non è, come dire, un'indagine che, come dire, si ritiene appunto infallibile. Cioè, come dice anche Pietro nel gruppo, cioè, uno può benissimo fare metafisica, pensare che la metafisica studi la realtà così com'è, e allo stesso tempo pensare di non essere infallibile. Quindi, questo è antirelativista. Ma è anche antidogmatico o contro una metafisica concepita ingenuamente, se vogliamo. Quindi, secondo me, cioè, la sua critica principale, appunto, è che noi possiamo studiare la realtà e anche la relazione tra soggetti e realtà, perché anche quella è realtà, contro i neokantiani, e il fatto che possiamo fare questo non è pregiudicato dal fatto che ci troviamo in una certa posizione d'essere, quindi, appunto, siamo soggetti fatti in un certo modo, con certe capacità cognitive, eccetera. Cioè, questo, che è invece ciò che secondo il relativista impedisce la coscienza della realtà, lo dice no, perché dovrebbe farlo. Sì, ma infatti questo che dice Pietro è ok. Diciamo che, come lo dice lui, pone molto l'enfasi sul fatto che c'è comunque un soggetto e che partiamo da questo soggetto fatto in un certo modo, e quindi sembrava un po' come la stavo mettendo io prima, però, cioè, Ma io penso no. che alla fine qualsiasi metafisico realista comunque concederebbe questa cosa qua alla fine. Non è che se uno dice, noi partiamo sempre da, come dire, una certa posizione di soggetti, allora non è realista, cioè non è, appunto, cioè, diciamo, è kantiano, cioè, mi sembra un po' esagerato, no? A me sembrano argomenti tradizionali abbastanza per corrispondere a questo tipo di critiche, cioè nei confronti del relativismo alla fine la critica è sì non est filosofando ma filosofando est. Nei confronti del neocantismo è la critica di Hegel secondo cui non si può imparare a nuotare se non ci si butta prima in acqua, perché quello è il nuotare, quindi non lo conosci, è la realtà il nuotare, non la puoi analizzare astrattamente. Nei confronti dello scientismo è la risposta corrispondentista che in realtà dipende dall'oggetto dell'indagine, quindi in pratica l'oggetto più ampio è quello della metafisica, è quello invece l'oggetto fisico, o come è fatto l'oggetto fisico è la scienza. Su quello linguistico poi c'è una risposta secondo cui devi farlo per forza con un metalinguaggio, se no è il relativismo perché ti muovi nel linguaggio stesso e il linguaggio è relativo. Io così l'ho interpretata, non so se siete d'accordo. Io sono d'accordo. Volevo, intanto far notare una cosa. Qui Lowe ha dato già una, cioè quella che è la sua risposta principale, cioè che la metafisica ha a che fare con le possibilità. Questo, diciamo, che viene chiarito più in là in questo capitolo. Ma diciamo che questa è detta in breve la sua risposta. Poi volevo anche fare magari delle precisazioni, perché alcune cose che ha detto forse non sono esattamente chiare per chi non ce le ha presenti, in particolare sul semanticismo. Qui, appunto, lui cita Dammett. Dammett è famoso, diciamo, per aver proposto una posizione, diciamo, per cui, per l'appunto, un po' sulla scia di Strawson, forse, per cui comunque l'indagine metafisica non è tanto l'indagine sulla realtà, ma è l'indagine sui concetti che usiamo per, insomma, parlare della realtà, e dal punto di vista di Dammett i concetti sono indagabili attraverso il linguaggio.
ed è per questo che la metafisica in qualche modo diventa semantica. Infatti, Dummett scrive un libro che si chiama Le basi logiche della metafisica, in cui cerca di fare esattamente questo. Per esempio, appunto, secondo lui la distinzione tra realisti e antirealisti dipende dall'accettare o meno il principio di bivalenza, cioè quello per cui per ogni proposizione o questa è vera o questa è falsa. E poi c'era un'altra cosa che volevo dire a proposito, sì, di questa cosa qua. Lui dice, il sostenitore del semanticismo, per esempio, sostiene, questa appunto è una cosa che poi analizza in maniera più precisa nel capitolo 2, come diceva prima Beppo, lui rimanda spesso ad altri capitoli, per esempio sostiene magari che un oggetto è, diciamo, quel tipo di cosa che è il riferimento di un termine singolare, no? Per esempio, che ne so, Pietro, no? È un nome, e che cos'è un oggetto? Beh, un oggetto è, per esempio, la persona Pietro, perché? Perché mi ci posso riferire tramite questo nome. Il problema, dice qui Lo, non so se, diciamo, è stato abbastanza chiaro in questo, è che ovviamente ci sono nel linguaggio tutta una serie di espressioni che, come dire, è già più dubbio se effettivamente identificano degli oggetti. Lui fa l'esempio del sorriso, no? Se tu dici, se tu usi la descrizione definita il sorriso sul volto di John, sembra che tu stia dicendo che un sorriso è un oggetto. Ora, Lowe ha una concezione ristretta degli oggetti, cioè non tutto ciò che esiste è un oggetto per Lowe. Naturalmente lui dice, è possibile fare una parafrasi, cioè eliminare questa descrizione definita e dire, per esempio, John fa un sorriso o John sta sorridendo. Il problema, dice lui, è che questa parafrasi di per sé non ci dice effettivamente quale delle due espressioni identifichi davvero qualcosa nel mondo e quale no. Cioè, perché dovremmo dire che è questa quella corretta e non quest'altra? E soprattutto, cosa vuol dire che è corretta? Lui dice, beh, per dire questo dobbiamo avere degli argomenti metafisici per esempio, non ammettere o ammettere i sorrisi. Quindi la critica in qualche modo fondamentale alla proposta semantica, semanticista, diciamo, è che è insufficiente, che l'analisi linguistica non è sufficiente di per sé a dare risposta a domande metafisiche. Questo è il suo punto. Mi verrebbe da fare una domanda, no? Ma cosa intende per possibilità? Nei prossimi capitoli lo specifica molto meglio, quindi è solo accennato adesso. Cioè, scusa, nei prossimi paragrafi di questo capitolo, volevo dire. Perché a me viene in mente una definizione aristotelica che è potenzialità, ma penso che non c'entri. No, lui ha una nozione, diciamo, piuttosto precisa di che cosa intende con possibilità, quindi adesso la vediamo. Ok, avete qualcos'altro da dire? Se no vado avanti. Infatti, vedi, questo Non si chiama lo so, possibilità cognitiva. forse solamente per quanto riguardava appunto la sezione sul semanticismo, cioè, non lo so, l'esempio del sorriso forse non è altamente calzante, anche perché cioè, se scorri un attimo sopra ritorni alla parte in cui parla dell'enunciato, dov'era, a parte che il sorriso sul volto di John è una descrizione definita, però cioè, la parafrasi, non lo so, mi sembra una questione che poi rimanda al capitolo successivo, al capitolo 2, che qui non spiega molto bene, però comunque nella parte superiore dice che gli oggetti sono le cose che sono referenti di termini singolari. Qui da termini singolari a criticare la posizione riguardante i termini singolari se ne esce con le descrizioni definite. Non tutte le persone che parlano di semanticismo sono propriamente descrittiviste nella maniera in cui un termine singolare sta per l'abbreviazione di descrizioni definite. Quindi boh, questa critica non mi sembra proprio una critica
sorretta su grossi argomenti. Sembra veramente un ok, questa cosa la mettiamo da parte perché semanticismo non meno. Cioè, io ce l'avrei le mie critiche al semanticismo, però qui mi sembra più che altro che, come diceva Nine prima, un po' deroghi queste questioni. È come se stia mettendo un po' dei paletti dicendo relativismo non può, scientismo non può, neocantismo non può, semanticismo altrettanto, e quindi andiamo avanti, adesso si fa metafisica. Può essere per il fatto che per brevità lo mette qui all'inizio, per iniziare a fare il suo discorso coerente e coeso, però cioè, non lo so, io avrei argomentato di più per quanto riguarda sia semanticismo che magari anche qualcosa sul neocantismo, che non mi è sembrato propriamente preciso. Ma quello che penso che voglia dire è che i due enunciati all'interno del linguaggio sono indistinguibili, nel senso che hanno la stessa efficacia pragmatica e portano lo stesso intento comunicativo, solamente con una struttura esterna al linguaggio si possono distinguere. Quindi la struttura non può che essere esterna al linguaggio. Io penso che questo lui voglia dire, cioè che la struttura è esterna al linguaggio, non la puoi ritrovare nel linguaggio stesso perché sono possibili enunciati apparentemente con una struttura diversa, e poi in realtà sostanzialmente hanno lo stesso significato, e solo una struttura esterna può giustificare qual è quello più corretto a livello metafisico. Questo forse vuole dire, no? Però Sì, penso aspetta, cioè, anch'io che sia qui, questa la critica. però aspetta, qui prima ha iniziato parlando di oggetti e dice che gli oggetti per coloro che sostengono il semanticismo sembrano essere delle cose abbastanza sfumate e sembra che abbiano a che fare con i termini singolari. Poi qui mi sta dicendo invece: no, aspetta, prendiamo la descrizione finita e mettiamola in una frase del tipo John fa un sorriso, e dice: no, si può eliminare la cosa della quantificazione dicendo John sta sorridendo. E delega il tutto al fatto che, dato che la parafrasi è un'interazione simmetrica, perché c'è un tipo di relazione che va sia da John fa un sorriso a John sta sorridendo, sia da John sta sorridendo a John fa un sorriso, allora questa cosa non mi sembra tornare molto, perché gli oggetti non è che alla fine abbiamo capito che cosa sono, cioè il discorso rimane sugli oggetti, secondo me. Però, come dicevo prima, non mi sembra una critica al semanticismo questa, cioè sembra appunto una cosa che una citazione a quale potrebbe essere un tipo di critica al semanticismo, però io non lo vedo l'argomento, francamente. Ma secondo me l'argomento è appunto: il semanticismo ritiene che i problemi metafisici siano risolvibili mediante analisi del linguaggio. Poi qui chiaramente quello che lui fa è prendere un esempio di problema metafisico, dice infatti un esempio, vabbè, perché, a parte che lui fa tutta una critica precedente, no? Dice per esempio: nella misura in cui è legittimo appellarsi a considerazioni semantiche, tale argomentazione ovviamente non devono riguardare ciò che vogliamo dire, perché questo, come dire, non ci dà nessuna garanzia che ciò che diciamo sia metafisicamente fondato, ma ciò che dovremmo dire. Quindi, diciamo, la critica generale è quella prima. Poi dice un esempio di questo problema è fornito da questo dibattito qua. Lui dice: se noi, per esempio, prendiamo la domanda metafisica, che cos'è un oggetto, possiamo risolvere questa domanda attraverso un'analisi del linguaggio, per esempio, attraverso il fatto che un oggetto è ciò a cui si riferisce un termine singolare. No, perché c'è la questione della parafrasi, eccetera. Quindi non è che questa sia, come dire, la critica nella sua interezza. Questo è un esempio del perché il semanticismo fallisce nel risolvere problemi metafisici. Almeno io l'ho interpretata così, cioè la vedo così. Poi è vero che sulla opzione semantica spende molto di più nel secondo capitolo, sì. Sì, comunque, cioè, l'unica cosa è che non mi sembrava un esempio calzante, cioè, poteva spendere due paroline in più, secondo me, per Secondo me è fare il filosofo semplicemente analitico. un caso limite, cioè non è così forte da confutare questa posizione. Va bene, ok, direi di andare avanti così specifichiamo anche cosa intende lui per possibilità, visto che l'ha chiesto anche prima in. Possibilità metafisica e possibilità della metafisica. È giunto il momento di rispondere se e come sia possibile la metafisica. Credo che sia possibile.
Penso cioè che si possano ottenere risposte ragionevoli concernenti la struttura fondamentale della realtà e prendere in esame domande più generali di quelle che possono essere trattate propriamente da qualunque scienza empirica. Non affermo, tuttavia, che la metafisica da sola sia in grado di dirci in generale che cosa vi sia. Piuttosto, in prima approssimazione, credo che la metafisica possa dire che cosa potrebbe esserci. Ammesso che la metafisica abbia stabilito ciò, l'esperienza potrà allora mostrare quale tra le varie possibilità metafisiche alternative sia plausibilmente vera. Il punto è che benché ciò che è attuale debba essere, per la stessa ragione possibile, l'esperienza da sola non è in grado di determinare ciò che è attuale senza una delimitazione metafisica del regno del possibile. In breve, la stessa metafisica è possibile e di fatto necessaria come forma di indagine razionale umana, poiché la possibilità metafisica determina in maniera inevitabile l'attualità. Enunciata in maniera così astratta e sintetica, la mia risposta può apparire oscura e quasi iniziatica. Cercherò di chiarirne tutte le implicazioni nella parte rimanente del capitolo. Ho iniziato a costituire una relazione tra la possibilità della metafisica e la nozione di possibilità metafisica. L'idea è che il regno della possibilità metafisica sia una realtà che debba essere esplorata o perlomeno assunta prima che ogni discorso che abbia pretesa di verità sulla realtà possa essere legittimato dall'esperienza. Naturalmente questo dominio non può essere esplorato con i metodi della scienza empirica, proprio perché essi si prefiggono di stabilire cosa sia attualmente vero sulla base dell'esperienza e quindi presuppongono la metafisica. Si può obiettare che il solo tipo di possibilità presupposto dalle scienze empiriche è la possibilità logica e che quest'ultima può essere determinata senza il ricorso a un particolare sapere metafisico, dato che la possibilità logica è semplicemente una questione di accordo con le leggi a priori della logica. In breve, si può argomentare che la sola precondizione con cui le teorie della scienza empirica, cui le teorie della scienza empirica devono sottostare, prima di essere giudicate dal tribunale dell'esperienza, è di non implicare una contraddizione logica. Tuttavia, per prima cosa, i verdetti dell'esperienza possono essere valutati solo alla luce della possibilità metafisica, e in secondo luogo tale possibilità non equivale alla semplice possibilità logica come descritto un momento fa. Approfondirò quest'ultimo punto nella prossima sezione della discussione sulla possibilità metafisica, ma alcune osservazioni preliminari a riguardo sono appropriate anche ora. La possibilità logica di una proposizione o di un insieme di proposizioni, come detto prima, consiste semplicemente nel non implicare una contraddizione logica. La possibilità metafisica, al contrario, è qualcosa di completamente differente. Innanzitutto non è, o almeno non è solo, la possibilità di una proposizione o di un insieme di proposizioni, ma piuttosto la possibilità di uno stato di cose, che è rappresentabile senza dubbio da una proposizione. In tal senso è una possibilità reale, de re. La nozione di stato di cose è essa stessa una nozione metafisica, come del resto molte altre, alcune più e altre meno fondamentali. Per esempio le nozioni di oggetto, proprietà, relazione, individuo, tipo, parte, sostanza, esistenza, identità, istanziazione e proprio possibilità, insieme al suo correlato necessità. Alcune di queste nozioni sono definibili a partire da altre, anche se il modo in cui esse dovrebbero essere definite è esso stesso argomento di dibattito. Così, come vedremo più compiutamente nel capitolo 6, una sostanza può essere definita come un oggetto che non dipende per la sua esistenza da nessun altro oggetto, dove la relazione di dipendenza è a sua volta definita nei termini di necessità. Queste nozioni metafisiche non sono concetti puramente logici, sono nozioni ontologiche, riguardano l'essere e i suoi modi, mentre la logica, concepita correttamente, non ha a che fare con l'essere in generale, ma piuttosto con le proprietà e le relazioni formali tra proposizioni, che costituiscono solo una piccola parte di ciò che vi è. Inoltre, queste nozioni metafisiche sono in un certo senso trascendentali, in quanto non sono derivabili dall'esperienza, ma al contrario devono essere assunte nella costruzione di ciò che l'esperienza rivela della realtà. Esse risultano strettamente correlate alle categorie di Aristotele e di Kant, anche se la mia impostazione differisce profondamente da quella kantiana e si avvicina pertanto a quella aristotelica. Considero infatti le categorie applicabili direttamente alla realtà e non al nostro pensiero sulla realtà.
non sono categorie del pensiero, ma categorie dell'essere. Ciò non significa, tuttavia, che l'applicabilità di una data categoria alla realtà possa in generale essere stabilita completamente a priori. Solo la sua possibile applicabilità può essere decisa secondo tale modalità. Per esempio, possiamo non essere in grado di stabilire a priori se vi siano attualmente delle sostanze, ma soltanto che potrebbero esserci. Solo tramite il ricorso all'esperienza, forse, possiamo essere giustificati nel credere che effettivamente vi sono. Naturalmente, il sostenitore della concezione semantica affermerà che queste categorie sono semplicemente prodotti, e quindi interamente derivabili, dalle proprietà sintattiche e semantiche dei linguaggi naturali che contingentemente impieghiamo. La nozione di oggetto corrisponde allora a quella di termine singolare, la nozione di proprietà a quella di predicato, e così via. Ma ho già spiegato perché credo che questa posizione inverta il corretto ordine esplicativo. Corrispondenze di questo tipo possono esistere proprio perché ogni linguaggio che si è evoluto come un mezzo per esprimere proposizioni sulla realtà deve proposizioni vere sulla realtà, deve includere alcune somiglianze, per quanto parziali e distorte, con le categorie metafisiche nelle quali si configura la struttura fondamentale della realtà. Poiché c'è spazio per interpretazioni differenti di questa struttura, non è certo sorprendente che linguaggi naturali diversi riflettano alcune categorie metafisiche in maniera più accentuata di altre. Queste difformità corrispondono con ogni probabilità alle varie impostazioni metafisiche tacitamente assunte dalle diverse comunità umane di parlanti. Benché la struttura linguistica possa servire talvolta a rinforzare e a radicare maggiormente tali credenze, l'impostazione worfiana, secondo cui la struttura linguistica è l'origine di esse, è, a mio avviso, completamente insostenibile. Ho iniziato a parlare di categorie metafisiche mentre introducevo la nozione di possibilità metafisica e argomentavo a proposito della differenza con la semplice possibilità logica. La possibilità metafisica di uno stato di cose non è determinata semplicemente dall'assenza di contraddizione nelle proposizioni utilizzate per descriverlo, benché ovviamente tale assenza di contraddizione sia un requisito minimale della possibilità metafisica. Consideriamo quindi un esempio par excellence di un problema di possibilità metafisica. La questione è se ci possano essere oggetti vaghi, oggetti cioè per i quali potrebbe non essere determinata la loro identità o diversità in certe circostanze. Torneremo su questo punto e su argomenti relati con maggiore profondità nel capitolo 3. Ora, è abbastanza noto che alcuni pensatori, in primis Gareth Evans, hanno argomentato contro questa possibilità tentando di derivare una contraddizione dalla supposizione che un dato enunciato di identità ha un valore di verità indeterminato, supposizione che può essere espressa da una proposizione di forma e indeterminato se A sia uguale a B. Penso che questa argomentazione sia fallace e conseguentemente che una contraddizione non possa essere derivata a partire dall'assunzione in questione. Da questo non segue ovviamente che io sia costretto ad ammettere come metafisicamente possibile l'esistenza di oggetti vaghi. Nutro a tal proposito numerosi dubbi dal momento che, come mostrerò nel capitolo 2, penso che l'unica nozione di oggetto difendibile metafisicamente sia precisamente quella di un'entità che possiede determinate condizioni di identità. Sebbene in altre circostanze mi sia riferito al dominio delle particelle subatomiche come esempi paradigmatici di oggetti la cui identità diacronica può talvolta essere vaga, tuttavia a un livello più profondo propendo per la visione secondo cui l'evidenza empirica rilevante mostra che è errato pensare agli elettroni o ad altre particelle come oggetti reali. Non si assume che questo sia solo un problema linguistico riguardante il significato della parola oggetto. La questione centrale è che un soddisfacente sistema di metafisica ha bisogno di indicare una divisione fondamentale tra le entità che possiedono determinate condizioni di identità e le entità che non le possiedono, e l'uso appropriato del termine oggetto serve precisamente a questo scopo. Notiamo così che la validità dell'affermazione che un certo stato di cose è possibile non si basa semplicemente sulla non contraddittorietà o meno delle proposizioni usate per descriverlo. Bisogna infatti accertare se i principi e le categorie metafisiche permettano l'esistenza di quello stato di cose. Questo è argomento per una discussione autenticamente metafisica.
si può rinvenire un'analogia con il problema di ciò che è moralmente possibile o permesso. Ancora una volta, non può essere affrontato in base a considerazioni puramente logiche, poiché a un certo punto devono essere messe in gioco nozioni tipicamente assiologiche, di fondamentale importanza in ogni argomentazione per la liceità morale di un determinato stato di cose. Diamo uno sguardo a un altro gruppo di esempi che ci possono aiutare a corroborare le nostre conclusioni. I metafisici hanno dibattuto a lungo sulla possibilità del mutamento e sulla realtà del tempo. Esploreremo queste tematiche nei capitoli 4 e 5. Si tratta tuttavia di questioni né puramente empiriche né puramente logiche. Il modo in cui dovremmo concepire il tempo è anch'esso un problema metafisico, e cioè se e come la nozione di tempo debba essere correlata ad altre nozioni metafisiche più fondamentali, incluse le categorie. Per esempio, secondo l'impostazione aristotelica, il tempo è la sola dimensione nella quale una sostanza può ricevere una qualità contraria, e questo, se corretto, implica tre conseguenze. Le sostanze devono essere in grado di persistere identicamente attraverso il mutamento qualitativo, non ci può essere tempo senza mutamento, e l'unità del tempo si basa sulla persistenza delle sostanze. Benché io condivida queste asserzioni, sono pronto ad ammettere senza problemi che esse siano discutibili. Quello che vorrei sottolineare in questa sede è innanzitutto che queste tematiche possono essere affrontate con una discussione razionale e, secondariamente, che il tipo di argomentazione in esame è chiaramente metafisico. Far vedere che il tempo è metafisicamente possibile non consiste solamente nel dimostrare la consistenza logica del discorso temporale, replicando ad esempio all'argomento di McTaggart che sostiene l'esatto contrario, né nel formulare una coerente teoria fisica del tempo sulla scorta, ad esempio, della teoria della relatività ristretta di Einstein. Quest'ultima dichiara alcuni principi fondamentali riguardo al tempo, come il principio secondo cui la simultaneità è relativa e la velocità della luce non può essere superata. Ma il fatto che il suo oggetto sia proprio il tempo e che in quanto tale risulti possibile, sono questioni metafisiche alle quali nessuna teoria scientifica può dare risposta. Sempre in questo ambito, presentiamo un ultimo esempio, piuttosto tecnico, che dovrebbe chiarire ulteriormente la questione. Il problema riguarda la possibilità che una cosa diventi due, senza tuttavia cessare di esistere. Ciò implica che in una situazione simile ci troveremmo ad avere, in un tempo successivo, due cose numericamente distinte che prima erano numericamente identiche. Benché molto probabilmente sia possibile descrivere tale situazione senza incorrere in contraddizioni logiche, sembra che l'argomentazione metafisica porti a eliminare questa possibilità, in base al fatto che nessun mutamento negli oggetti in esame sarebbe potuto accadere nel tempo giusto per causare la loro separazione. Stiamo assumendo che la separazione non possa essere un evento incausato, anche questa è un'assunzione metafisica. Infatti, se l'effettivo mutamento occorresse prima dell'ipotetica separazione, sarebbe troppo presto, dal momento che dovrebbe avere effetto su entrambi gli oggetti nella stessa identica maniera, poiché essi sono, ex ipotesi, identici nello stesso tempo. D'altro canto, se il cambiamento occorresse dopo l'ipotetica separazione, sarebbe chiaramente troppo tardi per causarla, salvo ammettere la possibilità di una retrocausazione. Ciò non significa naturalmente negare che una cosa possa diventare due cose nuove cessando di esistere, né che una cosa possa continuare ad esistere mentre dà alla luce un'altra, come nei normali casi di fissione o di visione. Dobbiamo solo negare che due cose, le quali erano all'inizio una stessa cosa, possano essere tali da separarsi e diventare quindi non identiche. Non so se su questo, non so, Pietro vuole dire qualcosa o gli altri, insomma. Ma io non ho capito perché non parla mai di possibilità fisica, cioè lui parte dalla possibilità logica e secondo lui le scienze empiriche, quindi compresa la fisica, si occupano solo di quello per quanto riguarda la possibilità, e poi c'è la possibilità metafisica di cui, che è invece oggetto della metafisica, ma cioè, la possibilità fisica dove la inquadra lui? Perché non è vero che la fisica, diciamo, quando parla di stati di cose possibili,
parla solo di stati di cose logicamente possibili, cioè, anzi, la fisica quando fa previsioni lo fa grazie al fatto che parla di stati di cose possibili, che non è che sono possibili perché solo logicamente possibili, ma perché sono fisicamente possibili. No, ma secondo me quello che lui voleva dire è che non è che l'unica possibilità presupposta dalla fisica sia la possibilità logica, ma anche la possibilità metafisica. Poi è chiaro che la fisica stabilisce anche delle possibilità fisiche, ma dice lui, non è che presuppone semplicemente la non contraddizione, presuppone anche delle altre leggi che sono di natura metafisica. Questo è il punto. È ciò che presuppone, non tanto ciò che stabilisce. Ok, allora qui la demarcazione dove sta? Perché a me sembra che lo scopo del capitolo, almeno all'inizio, era proprio quello di fare una demarcazione tra metafisica e fisica, per esempio. Cioè, io quello che ho No, capito. secondo me è tra metafisica e logica più che altro la demarcazione che lui vuole fare. Io quello che ho capito è che lui fa una demarcazione tra scienze empiriche e metafisica, dicendo che le scienze empiriche. A livello di possibilità si limitano alla possibilità logica, mentre invece la metafisica, ovviamente, diciamo, c'è sempre la possibilità logica, che è, diciamo, la cosa minima che ci deve essere, ma in più c'è la possibilità metafisica, e tu, grazie a questo, riesci a demarcare scienze empiriche da una parte e metafisica dall'altra. Almeno io avevo inteso questo, tant'è che chiedevo appunto la possibilità fisica allora dove andava collocata, perché mi fa strano questo salto dalla possibilità logica alla possibilità metafisica. Ma allora, secondo me il punto è questo. Dal punto di vista di Law, le scienze empiriche si occupano dell'attualità, cioè si occupano di stabilire ciò che è attuale e lo fanno mediante l'esperienza. E la fisica fa la stessa cosa. La fisica si occupa di stabilire ciò che è attuale. Ok? Che poi si parli di possibilità fisica va benissimo, ma è comunque la possibilità fisica stanti le leggi di natura attuali. Ok? Mentre lui dice la metafisica non si occupa né di questa cosa qua, né delle leggi logiche, si occupa di un'altra cosa ancora. Ok, adesso lui ha fatto alcuni esempi in cui è chiaro che non si tratta di possibilità logica, perché sebbene non ci sia contraddizione negli esempi che ha fatto, ci sono comunque motivi per essere, diciamo, metafisicamente sospettosi su certe tesi. Non si tratta neanche di tesi che si possano stabilire mediante qualche esperienza, per cui la metafisica è un'altra cosa. Non è finito con quel discorso, cioè poi va avanti a spiegare meglio qual è la relazione, secondo lui, per esempio, tra logica e metafisica. Però questo è il suo discorso. C'è questa, diciamo, gerarchia per cui la fisica, o meglio, le scienze empiriche si occupano di stabilire ciò che è attuale. Il che vuol dire anche le leggi di natura, il che vuol dire anche la possibilità fisica. Questa attualità però è possibile stabilirla solamente sullo sfondo di una possibilità metafisica che contiene in sé la possibilità logica, cioè l'incontraddittorietà, ma non è riducibile alla possibilità logica. Questa è la sua posizione, mi sembra. A me sembra che lui cerchi una condizione di possibilità della realtà con un metodo che è molto kantiano. Infatti lui parla di trascendentalismo. Lui non si chiede come sono possibili dei giudizi sintetici a priori veri, no, lui si chiede come è possibile la realtà e pensa che un apparato categoriale che è nella realtà stessa ce lo garantisca. Ma poi come questo si coniuga con la necessità di farlo prima di conoscere la realtà empirica, cioè questa realtà come si dà se non nella realtà empirica? Cioè lui, a differenza di Aristotele, che pensa che le categorie si danno nella realtà empirica anche, lui ritiene che le dobbiamo scoprire prima o che sono la condizione addirittura per una conoscenza della realtà empirica, e questo non mi è chiaro come faccia a dirlo, ecco. Beh, naturalmente, cioè, per lui è chiaro che, appunto, siccome l'impostazione è aristotelica, ovviamente
o anche husserliana, mi verrebbe da dire, è chiaro che quelle che lui chiama appunto le categorie sono presenti nella realtà empirica, sono ciò che struttura la realtà empirica necessariamente, metafisicamente necessariamente. Chiaramente, vabbè, questa è una domanda a cui lui adesso non sta tentando di rispondere, no? Qual è, come dire, quali sono i metodi che andrebbero usati per sapere quali sono queste categorie? Qui chiaramente è ancora una parte del tutto, diciamo, introduttiva, perciò non sta affrontando questo problema. In ogni caso, dagli esempi che fa, è abbastanza chiaro, secondo me, che non è possibile appunto usare l'esperienza. Cioè, in che modo tu usi l'esperienza, ad esempio, per argomentare che non possono esserci oggetti vaghi, oppure per argomentare che due cose non possono diventare una cosa rimanendo identiche. Cioè, sono delle domande a cui tu non puoi rispondere semplicemente facendo degli esperimenti, diciamo, no? Andando a vedere come si comportano certi fenomeni naturali, diciamo. Non è quel livello di analisi. Per cui, cioè, sicuramente non è possibile farlo mediante l'esperienza. Quello è abbastanza... Io penso che per Aristotele invece la categoria di sostanza si evinca dall'esperienza, cioè dal fatto che esistano delle semplici presenze in cui cambiano gli accidenti nella nostra esperienza. E da questo evince la categoria di sostanza, che non è un costrutto mentale, ma lui ritiene che è nella realtà, ma la trova nell'esperienza. Non è che pensa che è un presupposto per avere un'esperienza. Invece lui pensa proprio che è un presupposto per avere esperienza, e questo è molto kantiano, perché a questo punto però è difficile dire che non è un presupposto che è nel pensiero. È molto difficile, secondo me. Ma io credo che lui vuole dire che chiunque faccia esperienza di qualcosa, per usare quell'esperienza in modo da stabilire ciò che c'è, deve anche avere presente qual è la struttura metafisica dell'esperienza. Ok? Questo è un po', credo, il suo punto rispetto, per esempio, alle scienze empiriche. È come Aristotele, proprio, la trae dall'esperienza, appunto. Invece lui dice, no, io non posso avere esperienza. Anzi, la possibilità di un'esperienza, di una conoscenza della realtà empirica, si basa su queste categorie. Tanto che io analizzo prima la possibilità e poi vedo che esperienza ho. Più o meno questo mi sembra. Ma perché? Però... secondo me sai perché? Perché lui ti direbbe: vabbè, ma poniamo anche che io faccia l'esperienza. Non so, poni di fare l'esperienza della. Uso un altro esempio, della nave di Teseo, no? Cioè, tu stai lì e guardi, no? E vedi sta nave che viene pian piano smontata, no? Sostituita. Avete presente, insomma, l'esempio. Ok, da questa esperienza tu sai rispondere al paradosso della nave di Teseo? No. Cioè, nel senso, quello che hai visto, l'esperienza che hai fatto, in termini appunto empirici, non ti dà argomenti per decidere, per esempio, se appunto lì c'è una relazione di identità o no. Quella è una questione che tu non puoi, come dire, ricavare da un semplice dato empirico. Certamente, magari minimalmente parti, come dire, dall'osservare certi fenomeni, certo, perché se non però centinaia di migliaia di oggetti non arriva alla categoria di oggetto, di sostanza, non lo so, questo non mi è chiarissimo, come averla prima se non è un dato costitutivo del pensiero. Cioè, così si praticamente espone alla stessa obiezione che ha fatto a Kant, a mio parere, cioè che vuole imparare a nuotare prima di buttarsi nell'acqua. Questa è la mia impressione, però voglio dire. Potrei poi nel seguito trovare smentite o chiarimenti. Poi vabbè, anche qui cioè, realtà è una categoria del pensiero per Kant, quindi questa cosa di dire che per lui le categorie si applicano direttamente alla realtà, mentre per i neocantiani si applicano invece soltanto al pensiero, quando per un kantiano la realtà dovrebbe essere una categoria del pensiero, è un po' strano. Comunque, quello che volevo dire prima, no? Cioè, per tornare al punto di prima, a me, cioè, non è convincente il modo in cui parla di scienze empiriche, perché se io faccio una previsione
e dico che è un oggetto, che non è possibile che un oggetto superi la velocità della luce, oppure che è possibile osservare la curvatura dei raggi solari, no? Cioè la fisica è arrivata a queste ipotesi, non perché c'erano delle contraddizioni logiche e nemmeno per semplice osservazione fino a quel momento, cioè che un oggetto non può superare la velocità della luce. Io non lo dico né perché, che ne so, ho osservato tutti gli oggetti possibili e ho visto che non superano mai la velocità della luce, ovviamente, perché non lo potrei nemmeno fare, e non lo dico nemmeno perché ci sarebbe una qualche contraddizione logica, perché che un oggetto superi la velocità della luce non è contraddittorio, logicamente. Quindi la fisica quando dice questo è perché l'idea che un oggetto superi la velocità della luce, formule alla mano, non è fisicamente possibile. Però, per come è impostato il discorso, Lowe, questo sembra un caso di possibilità metafisica. Cioè, perché Però, lui scusa. ha messo proprio la dicotomia tra soltanto possibilità logica e possibilità metafisica, e non è possibilità logica questa. Però scusami, cioè, allora, per quanto tu possa dire, è chiaro che la teoria fisica non è stata stabilita osservando tutti i possibili oggetti, eccetera, però è giustificata da quello. Cioè, la giustificazione della teoria della relatività, certo che dipende dagli esperimenti che sono stati fatti, altrimenti sarebbe semplicemente una teoria, come dire, analoga a un teorema matematico, no? Una parte sì, una parte lo è. Ah, c'è una componente empirica, cioè se il punto è che nella teoria della relatività c'è anche, diciamo, una componente empirica, allora ok, ma quindi il punto qual è? Che la metafisica invece per Lowe è completamente a priori? Perché No, se credo di diciamo, no. No, credo che ok. lui non direbbe questo. Perché appunto ammette per esempio no, l'impostazione di Kripke, no, cose del genere. Credo che lui ti direbbe: la fisica e le scienze empiriche si occupano appunto della natura inteso come ciò che c'è, come ciò che è attuale. La metafisica, magari, ripeto, una minima relazione con l'esperienza, come dire, anche solo per. Come dire, riuscire ad avere una base anche immaginativa, no? Della nave, che ne so, tutte queste cose. Chiaro che ha diciamo, dell'esperienza alla base, però l'idea è l'esperienza non basta a capire che cosa è possibile, e non che cosa è metafisicamente possibile, e non che cosa è attuale, ok? Che cosa è, per esempio, giustificabile sulla base di esperimenti, ok? Quindi la distinzione appunto è proprio questa, cioè per quanto la fisica si occupi di possibilità, ma lo fa in un senso per cui la possibilità è giustificata dagli esperimenti. Mentre, seguendo l'esempio che vi ho fatto prima, no, della nave di Teseo, tu non puoi rispondere alla domanda sull'identità della nave semplicemente osservando i pezzi della nave che vengono tolti e rimessi, cioè non la trovi la risposta in quel modo là. Non ti giustifica nulla quella cosa da un punto di vista metafisico. Quindi, secondo me, la differenza che lui pone è questa. Poi, vero che non, come dire, non approfondisce troppo la cosa della possibilità fisica, forse appunto non gli interessava più distinguere la metafisica dalla logica, però credo che sia questo un po' il suo discorso. Per Pietro credo che conceda anche troppo, peraltro. Cioè, penso che dal punto di vista di Pietro la metafisica possa stabilire per fatti suoi cosa esiste, però vabbè. Tra l'altro, non so se Ok. conviene andare avanti ora, cioè quanti paragrafi mancano? Siamo tipo a metà. Sì, No, io mi fermerei qui se sei d'accordo. Cioè, poi vabbè, vabbè, cioè se se vogliamo volete, cioè andare io comunque tra poco mi scollego, poi vabbè, se voi volete andare avanti, cioè viene anche lunghetta la registrazione, però vedi tu. allora, faccio vedere tipo quanto sta durando. Ah, qui. Secondo me siamo più o meno a un'ora, tolti i 20 minuti. Ah no, vabbè, la registrazione per me è partita prima.
Va bene, cioè, nel senso, per me possiamo anche fermarci e finirlo la prossima volta. Sì, se siamo a metà dovrebbe venire fuori un'altra live di più di un'oretta, per finire il primo capitolo. Va bene, sì, comunque perché era già lungo questo, insomma. Ok, allora continueremo la Io prossima dicevo, volta. nel senso fermare le letture, però se ci sono altre domande o discussioni, Ah, sì, cioè, nel ovviamente. senso, ok, se volete dire qualcos'altro su quello che abbiamo letto adesso. Cioè, io per esempio non ho capito, Pietro, se ce l'avevi con me, cioè negli ultimi messaggi che hai scritto. Quando ha detto tipo è perché svagella, secondo me ce l'ha con quello che dice che c'è la possibilità metafisica, credo. Però quando dici un oggetto non posso calare la velocità della luce, cioè quando lo dico io o quando dici generico? No, Cioè, penso non ho intenda capito. quando lo dice diciamo, quello che sostiene che c'è la possibilità metafisica, insomma. Sì, quando lo dice la fisica, ecco. Dici, Comunque di sì, cioè, fatto gli penso oggetti. che. Penso che la posizione di Lowe sia quella comunque, cioè di fatto le cose stanno così. Quando lo dice la fisica è vero, quando lo dice il metafisico è falso. Sì, nel senso, se, diciamo, se questa frase, un oggetto non può superare, diciamo, un oggetto non può P, ok? Facciamo una certa proposizione, in sede metafisica. Non può essere ridotto a di fatto gli oggetti non P, ok? Mentre dal punto di vista, diciamo, scientifico, secondo Pietro perlomeno, è proprio così, cioè, cioè ciò che non può accadere è semplicemente ciò che di fatto non accade. Però questa cosa di fatto è un po' strana, secondo me, perché, scusami, per attualità, cioè forse voi state usando un concetto di attualità un po' troppo ampio rispetto a quello che ho in mente io, però a me pare che sia fisicamente possibile che Cesare non attraversasse il Rubicone, cioè non ci vedo nulla di impossibile né da un punto di vista logico, e vabbè, ma Sì. nemmeno da un punto di vista fisico. Però non mi puoi dire che è attuale che Cesare non ha attraversato il Rubicone, e non Vabbè, vedo nemmeno come questo. potrà mai attualizzarsi questa cosa, perché Vabbè, ok, quindi. questo dipende ovviamente dalla metafisica del tempo che uno ha. Pietro direbbe che sì, è attuale. Che attuale nel senso No, che. vabbè. Non nel senso nel 2023, ci manca. Attuale non nel senso inglese del termine, actual, ok? Quello si intende. Non nel senso di ora, ok? Ma l'impossibilità fisica, cioè, sempre per rispondere all'ultimo messaggio di Pietro, è qualcosa che viola le leggi della fisica, tra virgolette. Cioè, ad esempio, se un oggetto superasse la velocità della luce, avremmo dei problemi con la teoria della relatività einsteiniana. Sì, Quindi non vabbè, è ma una tanto, cioè. contraddizione logica. Penso che Pietro direbbe semplicemente che non esistono leggi di natura, cioè perché fa l'antirealista, no? Ti direbbe che No, non ci credo che semplicemente. Pietro fa l'antirealista. Certo, è una settimana che lo sto ripetendo. È impazzito Pietro? No. No, perché fa l'antirealista sulla fisica, sì, cioè sulle scienze naturali, sì. Vabbè, me l'ero persa questa cosa. Vabbè, comunque sì, come dicevo, questa. Cioè. Ok, magari come dici tu, voleva soltanto separare metafisica da logica, però nomina le scienze empiriche troppe volte in questo paragrafo, quindi magari ci tornerà più avanti e quindi ne riparliamo, però io dove siamo ora faccio fatica, proprio faccio fatica a distinguere fisica dalla metafisica, perché tutte le cose che lui dice che può fare la metafisica, a me sembra che riesca a farle anche la fisica. Beh, ma no, E quindi scusami, non cioè, riesco a. scusami, ma gli esempi che ha fatto sono, secondo me, palesi esempi in cui questa cosa non avviene. Cioè, come fai appunto queste cose, questa qua, no? Per esempio, la possibilità che una cosa diventi due senza cessare di esistere, questa non la stabilisci con nessun esperimento, con nessuna legge di natura ti impedisce questa cosa qua. Perché non è una cosa che dipende dallo stato di fatto del mondo.
Pensa anche all'argomento di Black, no? Per esempio, contro gli identitari indiscernibili. Chi se ne frega se quella roba lì magari è fisicamente, cioè, impossibile. Se però è metafisicamente impossibile, allora, come dire, hai falsificato una tesi metafisica. Cioè, non mi sembra affatto che tutto ciò, tutti i problemi di cui si occupa la metafisica sono problemi fisici, anzi, quasi per niente, direi. Anche se all'inizio lui dice, attenzione, non è, non so se ti ricordi, ma lui dice, non è detto che si possa distinguere nettamente tra problemi che riguardano la metafisica e magari problemi che riguardano la fisica altamente teorica. Ok, può essere che ci siano, no, delle zone di grigio, però, come dire, cioè, nella sua ottica, secondo me, la distinzione è abbastanza chiara, e credo che ce l'abbia abbastanza chiara tanto i metafisici quanto i fisici. Vabbè, ma quello per forza, cioè, io più che degli esempi parlavo dell'inizio del paragrafo in cui parla di possibilità logiche e possibilità metafisiche. Però gli esempi però, aiutano, vabbè, a capire. Sì, sì, no, gli esempi sono abbastanza chiari, però ok, cioè, tanto immagino che ci tornerà anche più avanti su queste cose. Va bene. Comunque, sì, se nessun altro niente altro da dire, chiudiamo la registrazione, poi insomma riprendiamo un altro giorno. Vabbè, per YouTube, insomma, entrate nel gruppo Telegram, così discutiamo di queste cose. E alla prossima.